Ciao a tutti, ciao. Eccoci qui, ben ritrovati per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me l'immancabile casalinga, super casalinga, Antonella Carrieri. E per me invece c'è il nostro chef Nicola Lizzardi. Bene, oggi cosa ci prepari? Dai, dimmi che ci... io se mi metto io da questo lato preparo io, facciamo cambio. Che dici? Qualche volta perché? Facciamo cambio, tu ti metti qua e io metto là. Assolutamente. E dai, vediamo, vedo bianchetta, vedo verdura, che ci sta qua? Facciamo una frittata di bianchetti con insalatina di rucola. Gli ingredienti sono bianchetti, uova, erba cipollina, cipollotto fresco, anche se abbiamo anche del porro, parmigiano grattugiato, rucola, abbiamo uno stambino già imburrato e olio extravergine di oliva. Passiamo al procedimento? Sì. Ok. Mettiamo un attimo a rosolare piano piano cipollotto. Il nostro cipollotto che metteremo nell'impasto della frittata, no? Che andremo a preparare tra un po'. Olio extravergine d'oliva. Lasciamo un attimo stufare piano piano. Un pizzico di sale andrà a rendere più gustoso la nostra frittata, che non sarà una semplice frittata, ma la mettiamo in uno stambino in modo da fare quasi un budino. Rompiamo l'uovo. In questo caso non abbiamo niente prima. Dentro. Mettiamo l'uovo da solo, così vediamo se ci sarà il pulcino. Non c'è niente, tutto a posto. Non c'è niente. Pizzico di sale. Cominciamo a sbattere un po'. Quando è ben sbattuto, aggiungiamo un po' di parmigiano grattugiato. Poi mettiamo un po' di erbetta cipollina. Ecco qua. Che non ci sta male. Sta bene. E un cucchiaio, che mettiamo un po' del nostro porro o cipollotto, che in base a quello che noi stabiliamo di avere, in questo caso cipollotto, che anche il porro comunque è buono metterlo. Sì, non abbiamo trovato, però abbiamo messo cipollotto. Vabbè, uno quello che trova mette. Infatti non è detto che ci sono delle regole. No, se uno è bravo in cucina già da sola. Certo. Mettiamo un po' di bianchetti e incameriamo piano piano, in modo da non proprio strapazzarli. Ecco qua. Aggiungiamo un altro pizzico di sale. Mettiamo nel nostro stampo che abbiamo precedentemente imburrato, non fino all'ultimo ma tre quarti. Ecco qua. Mettiamo una placchetta da forno. E viene messa nel forno. Sì, e cuciniamo a 180 gradi per 12-15 minuti, dipende un po' anche dal forno che si ha. Nel frattempo facciamo la nostra rucola selvatica che abbiamo lavato foglia per foglia, perché comunque può darsi che qualche granello di terra c'è sempre, quindi metterlo a bagno, mescolarla bene. Così andremo a condire con un pizzico di sale e olio, sarà la base del nostro piatto, e poi attendiamo un attimo la cottura della nostra frittatina. Eccoci qui, la nostra insalatina è pronta, la nostra frittatina pure in forno, la andiamo un attimo a togliere per poterla impiattare. Guarda Antonella come si è bella gonfiata. Mi raccomando poi di svolgere la funzione pirolitica, no? Sì, sì. Per disinfettare, igienizzare e pulire il forno.
Sembra che ci hai messo il lievito quando ecco mi hai gonfiato. Infatti, veramente è uscita. Poi hai visto che non abbiamo messo niente. Forse quando abbiamo montato con le uova in camerato aria, ovviamente se lasciamo lì 5 minuti comincia a smontare. Mettiamo un'insalatina al centro. Wow, che bella! Eccoci qua. Quindi da una semplice frittatina possiamo, diciamo, ricavare qualcosa di... Mettiamo un filo d'olio per quanto riguarda la rucola. Eccoci qua. Anche la frittatina può essere gustata e mangiata. Augurandovi che anche questa ricetta vi sia piaciuta, vi diamo appuntamento alla prossima puntata sempre su questo canale. Non mancate. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate.